è acceso? Ah, un adesso va? E allora, buongiorno, io sono in mezzo, buongiorno a chi ci segue nella diretta Facebook. Aspetta, devo mettere una cosa di ordinanza. Per questo momento improvvisato, ma speriamo profondo, dove andare a perlustrare quelle che sono dei puntini sulla I, la I di integrazione che abbiamo confermato a parola chiave del nostro film festival, per cui la selezione, la premiazione, l'immagine che riportiamo in copertina o sul manifesto ha a che fare con l'integrazione, che però sappiamo essere processo complesso e quindi non sempre semplicizzato, riconducibile a una parola sola. E allora la I di integrazione prende delle diverse sfumature, quelle che riteniamo essere gli ingredienti migliori: inclusione, identità, integrazione. E potrei raccontarvi di queste tre parole, però oggi siamo qui per capire quanto la nostra ospite manda tu lei, quali sono i puntini sulla I di integrazione che Mandature ci vuole proporre. E quindi lo faremo in una formula interagita. Io sono Giancarlo e con Sara andiamo a condurre questo momento, però daremo la voce, la parola a Amanda e Naomi tradurrà Amanda e tradurrà quello che ci dice. Do la parola a Sara che vi spiega perché siamo partiti con dei colori. Ciao a tutti, benvenuti, grazie di essere qua. Vi abbiamo distribuito all'ingresso tre colori, che sono i tre colori dei puntini, delle I del nostro festival. E oggi vi chiederemo di utilizzarli insieme a noi. L'idea di oggi è di fare un piccolo quiz, quindi vi faremo delle domande che riguardano Manda e la sua vita professionale e voi sarete invitati a rispondere. Ci sono risposte multiple, sono tre, e per questo vi chiedo di utilizzare il giallo per la prima risposta, il rosso per la seconda e il blu per la terza. Ci sarebbe una quarta domanda che lasciamo con dei puntini di sospensione, perché vorremmo un po' interagire con voi e capire qual è il vostro punto di vista su questa quarta risposta. Quindi è un quiz a risposta multipla, ma che ha un'apertura, tanti punti colorati. Se vuoi tradurre, no. Donc maintenant on a inclusion, identité, interculture. Ce qui va passer, c'est que les personnes qui sont présentes vont participer à des questions qu'on va poser. Les questions sont pour toi, clairement. Il y a différentes réponses qu'on peut donner. Les gens qui sont ici vont participer en donnant la réponse qu'ils pensent que c'est la plus correcte. Et on va commencer avec le jaune, après le rouge, après le bleu. Et il y a une quatrième question qu'on va poser à la fin qui va être plus ouverte. D'accord? Ok, quindi vediamo se il pubblico è attento. Prima risposta, colore? Yeah, bravo, sventolato. Seconda risposta, colore? Rosso, grandi. Terza risposta, colore? Perfetto, io direi che abbiamo un pubblico molto attento, ha preso il caffè questa mattina, possiamo cominciare con le nostre domande. Questa è la reazione di Manda alla sua immagine. Iniziamo con la prima domanda, se Giancarlo ci dai. Cosa ha Manda sulla testa? Si capisce la domanda? Manda dice
Perché ha visto Exotic, il corto che abbiamo stato proiettato ieri sera, qualcosa ci può raccontare. Cosa manda sui capelli? Sulla testa? Risposta A, capelli. B, extension. C, treccine esotiche. A voi la risposta. Chi pensa che Manda abbia sulla testa i capelli, sventoli il suo colore? Nessuno. Delle extension? Abbiamo quante risposte? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E per caso ha delle treccine esotiche? Ci sono degli astenuti. Sono altre risposte, quindi chi dice qualcos'altro, quale potrebbe essere questa risposta di? Ce l'ha Ma ce detto l'avete chi? qua davanti? È lei Manda, non è anche quella della foto ovviamente, ma ce l'avete qua, è davanti a voi. Ah, perché sono sia capelli che extension, diciamo treccine, però magari esotiche lo finirei, però sono tutte ricordo. Quindi cerchi una risposta Lui dice una cosa interessante, dice treccine esotiche io le toglierei. Quindi cambieresti con treccine. Toglierei esotico, nel senso dei capelli, dell'extension, ma è questo che Tu vuoi vogliamo, dichiarare eh? scusami? Io la matata. Come? Matata. Matà. Lui dice la parola esotico lo toglierei. Quindi chiediamo a te, Amanda. Dice che pensa che tu abbia ragione. Quasi manda. Completamente. Ci vuoi spiegare perché ha ragione? Ce l'ha il microfono. Allô? Non, celui-ci. comme je disais hier, on connaît tous l'exotisme de quelqu'un. Donc, c'est presque être exotique pour des gens, mais ça n'a rien d'exotique pour la personne qui le porte sur la tête. Ok, dice che il concetto, l'aggettivo esotico è molto personale, quindi a seconda della persona che ne parla e della persona a cui viene attribuito questo aggettivo, si possono interpretare in maniera diversa il concetto di esotico e le sue definizioni. Quindi tu hai ragione. Ok. E come puntini colorati, quale altra parola potrebbe essere, secondo voi? Pubblico, attento. Vai. Tutte e tre le precedenti, dicono. Perché? Clairement, elle a des cheveux, mais on met des extensions pour les avoir plus longues. Et trans, c'est la forme avec laquelle on a fait ce type de peignage. Donc, ce sont les trois simples. Sia nel film Tolo Tolo che in questo film, che sono stati applicati tramite l'utilizzo proprio di fili che vengono cuciti sulla testa dei capelli veri, che
che poi sono stati successivamente pettinati. Quindi ecco, si tratta proprio di una mixture di tre risposte insieme, e in aggiunta altri capelli veri oltre i suoi. Quindi brava. Sono extensions. In realtà sono più extension che capelli veri, però insomma. Ma ça aurait pu être une perruque, aussi, en réponse. Parce que de nos jours, on n'a plus le courage de passer des heures et des heures assis pour s'asseoir, tu sais, et se faire coiffer de longues tresses comme ça. Donc il existe des perruques en cervelle, c'est fini. Ok. Dice che in realtà potremmo aggiungere come risposta B anche l'utilizzo delle parrucche, perché ultimamente, siccome è molto fastidioso ed è molto come dire, stancante stare molto tempo a farsi fare questo tipo di pettinatura, si utilizzano molto le parrucche che sono già fatte e finite, quindi vanno solo applicate, e questo riduce il tempo e la noia e il dolore. Ma allora che differenza c'è tra Philomen e Manda? Perché Philomen fa un passaggio verso le extension, ma poi torna alle radici. Ieri sera Soraya ci diceva questa analogia tra le radici dei capelli e le radici delle origini. E quindi torna indietro e fa blacking out, che è un argomento che troveremo. Ma Manda invece va avanti, oggi c'è questo, ma domani cambia. Oggi hai le treccine, ma domani fai qualcos'altro. Che cosa hai sulla testa tu? No. Giancarlo è in train de dire che Philomen, elle a appliqué des cheveux fins, des extensions à la tête, mais après, à la fin, elle quitte tout parce qu'elle veut retourner à ses cheveux naturels, donc à son identité, de quelque forme. Et vous avez parlé même hier avec Soraya, ok? De ce qui signifie retourner à sa nature, à sa propre identité. Mais ça, c'est Philomen. Manda, qu'est-ce qu'elle pense? Aujourd'hui, tu as ce type de cheveux, mais ça va durer, tu vas changer, tu vas les quitter. Qu'est-ce qu'il pense, Manda, de ça? Au moment où on a tourné exotique, moi, j'étais déjà très fière de mes cheveux naturels. Mais c'est vrai qu'adolescente, j'avais beaucoup de points communs avec Philomen, parce que je me défrisais les cheveux. Je n'arrivais pas à concevoir de pouvoir sortir dans la rue avec mon afro ou juste mes cheveux naturels. C'était vraiment inconcevable jusqu'à ce que je réalise que je m'abîmais vraiment beaucoup, beaucoup les cuirs chevelus. Et tout d'un coup, que je réalise que c'était possible d'être belle avec mes cheveux naturels. Mais c'est arrivé assez tard, je pense, à 16 ou 17 ans quand même. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait mon blacking out capillaire. mais c'est vrai que quand on a filmé Exotique, j'avais déjà mes cheveux naturels depuis quelques années et j'étais dans ce processus pour les assumer. Ok. Lei dice che, soprattutto nella preadolescenza, quando era molto più giovanissima, comunque, ma quando era più giovane, aveva molta difficoltà ad uscire, a presentarsi anche agli amici, uscire per strada con i suoi capelli naturali. Anche lei, come Philomen, quindi all'epoca aveva più punti in comune con questo con la protagonista, lisciava, applicava comunque i capelli finti, cercava insomma di essere un po' più occidentale, ma verso l'età di circa 16-17 anni ha realizzato che poteva essere bella con i suoi capelli afro, con i suoi capelli naturali. Nonostante questo, comunque è chiaro che nel momento in cui ha dovuto filmare ha dovuto applicare dei capelli diversi, però comunque lei è molto fiera della sua identità, di quello che sono i suoi capelli naturali, e quindi rivendica questa fierezza. Ma aujourd'hui c'est vrai che je me rends compte che j'adore changer de coiffure. D'altronde lei ama cambiare i capelli spesso, quindi questo prevede tutta una serie di cambi drastici. Già sento. È tutto. Bene, direi che possiamo passare alla seconda domanda. Ta-dam! Chi è Manda Touré? Ok. Una ragazza di colore. Una giovane parigina. Quelle che se la tira, non è? Come si dice, le bobo?
un afro francese. Allora, chi dice che secondo voi Manda Touré è una ragazza di colore? Alzi la striscetta gialla. Nessuno. Benissimo. È una giovane parigina? Nessuno. Un afro francese? Qualcuno? Qualcuno sta alzando. Un afro francese. Prego. Certo, come si definisce secondo me? Della sua definizione. Lei dice di essere proveniente dal Mali, maliana francese, cioè precisa praticamente la sua identità, mi pare di ricordare. Quindi, non lo so, mi sembrava più quella, che è una definizione più ampia, se vogliamo. Quella. Sì. Ne sont pas complètes parce que vous avez donné une définition de vous-même qui c'est une malienne française. Donc vous avez donné une définition plus spécifique de ce qui est votre identité. Donc, malienne et française à la même fois. Donc selon la dame, la réponse devra être D. D'accord. Okay. D'accord. Non, mais c'est vrai la raison. J'aime bien l'idée que personne n'ait répondu une femme de couleur. Dice che è molto contenta che non avete risposto con la... No, sì, sì, vrai, sì. Molto contenta. Parce que, de ce point de vue, enfin, dans cette perspective, on peut se dire qu'on a tous de la mélanine, on est tous des personnes de couleur. Noi siamo tutti colorati, tutti abbiamo della melanina, chi più chi meno, con diverse gradazioni. Siamo fatti tutti abbiamo, perciò siamo tutti colorati, decisamente. Une jeune parisienne, alors, malheureusement, oui. J'habite à Paris depuis 7 ans maintenant, donc je crois que je peux dire que je suis intégrée à Paris. Dice, nonostante tutto, in qualche modo le dispiace, ma è anche una giovane parigina perché ormai sono 7 anni che vive nella capitale francese, quindi si riconosce anche in questo. Quand on n'est pas né à Paris, c'est difficile pour les autres de dire qu'ils sont parisiens. J'imagine que c'est comme vous, si vous venez à Rome, ça va être difficile pour vous de dire que vous êtes de Rome. Mais si vous êtes là depuis 10 ans, il faut assumer. Il dire purtroppo è legato al fatto che è molto difficile per qualcuno che non è nato a Parigi definirsi parigino. E faceva l'esempio che probabilmente anche per noi bergamaschi sarebbe difficile definirci romani se andassimo a vivere a Roma. Ovviamente la radice non è quella di Parigi, e quindi da lì deriva questo malheureusement. Quindi senti, possiamo aggiungere nella D, certo, una giovane attrice. Ok. Noi la conosciamo come attrice. Ok, notre dame ajoute che on pourrait ajouter à la définition D même la le mot actrice. Donc une manière française actrice. Ça fait partie, c'est comme ça qu'on vous a connu. Ça fait aussi partie de mon identité. Quindi sì, certo, è anche questa parte della mia identità. Qualcun altro ha altre definizioni che ci vuole regalare? Certo, no, certo. No, perché qui siamo in Italia. E siamo in Italia. Lungo, però ci stai facendo intravedere una prospettiva e quindi volevo stimolarti in questo. Ok. Giancarlo, il est en train de dire que tu vis en France. Et comme on était en train de parler hier, probablement France est un petit peu plus développée qu'à l'Italie dans les concepts de ce qui est une personne afro-politaine. Parce que ici, selon Giancarlo et ses provocations, on est un peu plus proche à l'idée d'une femme de couleur. Mais en France, comme l'immigration, c'est plus ancien et on a des générations qui sont nées là, et probablement c'est plus facile de parler d'afro-politanisme. Donc il voudrait avoir une réflexion de ton côté
deuxième, voire le début de la troisième génération d'immigrés qui est là en Italie, les choses sont un peu moins, enfin, comment dire, le débat est moins poussé, quoi, qu'en France, c'est normal, où on en est déjà à la quatrième, cinquième génération. Et en France, le débat est encore un peu moins poussé qu'aux États-Unis. Donc oui, le concept d'afropolitaine, on commence à bien en parler en France, mais c'est parce qu'il existe en France depuis des décennies, dans plusieurs villes, des quartiers aussi, où on a vu des populations étrangères s'épanouir, et dont des populations africaines. Et je pense que c'est ce qui a pu aider les jeunes générations ensuite à s'intégrer un peu mieux et à développer des concepts comme afropolitaine. Après, être afropolitain, je pense qu'en Afrique aussi, c'est valable. Ok, Manda è d'accordo, soprattutto perché in Italia probabilmente siamo soltanto alla seconda, forse stiamo vedendo ora l'inizio della terza generazione di migranti, anche di migranti ovviamente nati in Italia, mentre in Francia si è già alla quarta, quinta. Per cui ritiene che sia abbastanza normale che il tema dell'afropolitanismo sia meno popolare, meno dibattuto nel nostro paese. Chiaramente in Francia è meno dibattuto che negli Stati Uniti, quindi questo è sicuramente un processo storico che comunque probabilmente si espanderà. Dice che comunque in Francia ci sono interi quartieri, parti delle città e di diverse città popolati da nazionalità africane, persone che sono arrivate molto tempo fa, e quindi è chiaro che ci sia più coscienza, più presa di coscienza di questo tema, ed è molto contenta che le nuove generazioni stiano spingendo rispetto a questo concetto dell'afropolitanismo, e spera che anche qui ben presto ci sia più attenzione verso il tema. Ti sei definita, se posso dirlo, in altri contesti, cioè sempre nel contesto dei cortometraggi e della tua parte da attrice, anche con la parola afrofemminista, che aggiungerei io alla parola di. Ci vuoi spiegare un po' in che modo traduci il tuo essere afrofemminista? Se sentent concernés et qu'on ne soit pas dérangé par une personne extérieure.
riguarda l'iniziativa di alcune donne africane che in Francia hanno deciso di creare un festival che parlasse solo di afrofemminismo e alle quali hanno invitato soltanto donne di colore, in modo che non partecipassero persone che non fossero coinvolte e non comprendessero del tutto il fenomeno, e questo suscitò al tempo uno scandalo incredibile in Francia, e questo permise appunto di parlare di questi temi in maniera più diffusa. Quindi lei rivendica assolutamente questa parola, anche se chiaramente è un concetto che circola già da tempo. Una domanda, prego. Non ha detto intersezionale. Io ho capito intersezionale. Non ha capito il concetto. No, ma io ho capito intersezionalità. Intersezionalità. Ah, scusate, ho capito male. Femminismo intersezionale. Ho capito male. Già detto intersezionalità. Ah, non si parla del chose. No, esatto. Ok, scusate. Grazie. Domanda per voi, più o meno abbiamo tutti a che fare con il mondo dell'immigrazione, o perché ci lavoriamo o perché ci siamo dentro. Come siete definiti? Non ho messo di seconda generazione, Manda potrebbe anche, può essere qualcuno di seconda generazione. Chi di voi si definisce di seconda generazione? Uno, convinto, per qui c'è il ranking out, il convinto out. Cioè, oppure, quali altre definizioni utilizzate? O vi siete sentiti attribuire, o vi attribuite, anche un po' per conoscerci. Prima generazione, chi è immigrato di prima generazione? Chi è jeune issu della migration? A me colpisce questa terminologia che la letteratura francese utilizza, per non dice seconda generazione o varie generazioni, ma dice di chi è giovane e che è uscito, no? È prodotto dalla migrazione fatta dai propri genitori. Sì, sì. Sembra essere. Vai. In un certo senso la mia famiglia. Mais quand on va la commettre, on va lui dire: mais d'où tu viens?
luci nostre, c'è anche il pubblico da casa. Certo. La ragazza stava raccontando che anche lei si sente in qualche modo, correggere se sbaglio, una seconda generazione o comunque una persona che ha dovuto crescere in quello che non era lo stesso contesto della famiglia di provenienza. I tuoi genitori, mi sembra di aver capito, sono calabresi, per cui in qualche modo faceva un parallelo rispetto al gruppo di persone di cui stava parlando Giancarlo, e Manda è d'accordo, nel senso che chiaramente le persone che crescono in un contesto che non è quello della famiglia dove è cresciuta originariamente, possono in qualche modo vivere delle discriminazioni, assolutamente sì. Però introduceva una differenza rispetto a quello che è la migrazione di persone italiane o comunque di pelle bianca, sia in Europa che negli Stati Uniti che in altri stati, parliamo chiaramente più stati occidentali, rispetto a quello che può essere l'esperienza delle persone africane, perché c'è una differenza unica e importante, ed è il colore della pelle. Per cui chiaramente se una famiglia italiana che migra in Europa o negli Stati Uniti dopo un tot di generazioni non verrà più riconosciuta come, tra virgolette, straniera, perché appunto il colore della pelle, una volta che si superano gli ostacoli della lingua e delle, in qualche modo, abitudini, non si pone più. Per quanto riguarda invece persone con la pelle più scura, rimarrà sempre come domanda: ma di dove sei? Da tua famiglia, da dove arriva? E questo è chiaramente una grande differenza. Proseguiamo con la prossima domanda, proviamo a fare una cosa un po' diversa adesso. Chiedo di rispondere proprio già direttamente con il colore. Ovvero, quale lingua parla Manda? Se pensate che la risposta è A, alzate il colore giallo, Swahili. B, Wolof per il rosso. C, Bambara per il blu. Quindi ora il mio tre insieme alzate il colore, secondo voi. 1, 2, 3. Oh, vediamo un po' di colore si può fare. Tutti, quasi tutti, anzi tutti, sì, hanno deciso per il colore blu, quindi il Bambara. Très bonne réponse. Molto bravi. Mais ensuite, par contre, effectivement, malheureusement, je parle pas le Bambara très bien. Ou alors peut-être que je parle le Bambara comme un enfant de 1 an ou 2 ans, ce qui est ridicule. Mais c'est ma langue maternelle, oui. C'est ma langue maternelle qui est parlée au Mali et que je comprends assez bien. Et alors, le Wolof, j'adorerais parler cette langue parce que donc, c'est la langue du Sénégal, qui est un pays proche du Mali. Et on dit que les Maliens sont des Sénégalais qui s'ignorent, ou les Sénégalais sont des Maliens qui s'ignorent. J'adorerais parler le Wolof. Et le Swahili aussi, c'est magnifique. Je trouve que c'est l'une des plus belles langues d'Afrique. Et j'ai eu l'occasion, du coup, quand on a tourné au Kenya pour Tolo Tolo, de parler un peu le Swahili, mais pas beaucoup. Et tout ce que j'ai retenu, c'est Jambo et Hakuna Matata. Voilà. Ok, quindi dice che la risposta che vi ho dato è assolutamente corretta. Purtroppo in realtà, nonostante il Bambara sia la sua lingua materna, in realtà lo comprende molto bene, ma lo parla, dice lei, come un bimbo di 2 anni, quindi le piacerebbe conoscerlo meglio, adorerebbe anche imparare il Wolof, che è la lingua del Senegal, e quindi lei dice che è una lingua molto bella, che le piacerebbe appunto poter parlare e comprendere, perché il Mali e il Senegal sono paesi molto vicini e si dice che i senegalesi sono come i maliani, sono maliani che si ignorano e viceversa, quindi le piacerebbe un giorno poter imparare anche questa lingua, così come lo Swahili, che ha avuto occasione di ascoltare quando si trovava in Kenya per le riprese di Tolo Tolo. E quindi sì. Donc, tu parles français? Je parle français. C'est la langue que j'ai appris. C'est celle que je comprends le mieux. Et l'anglais, voilà. Et l'italien, bientôt. Prima di averla parlato francese, un pochino di inglese, adesso sta imparando l'italiano, ovviamente.
domanda, visto che parliamo di lingua, noi di questo festival siamo molto affezionati al concetto di lingua, ma soprattutto al concetto di madre lingua. Ci piace molto l'idea della maternità, di una che richiama l'origine, la provenienza, e quindi la nostra domanda è: quale di queste lingue ti rappresenta di più, ti fa sentire più radicata alla tua provenienza, alla tua origine? C'è già risposto il bambara, ma magari anche il francese è una lingua che senti come una lingua madre, o se non è una lingua madre nel senso di linguistico, quale delle due lingue, quale lingua la senti tu più tua? E perché? Le bambara, bien sûr, mais c'est la langue véhiculaire du pays. Donc, dès que j'entends parler bambara, je suis assez. Ça me réchauffe un peu le cœur. Mais alors, ma maman, elle est Peul, et mon père, il est Soninké. Et ces deux sociétés-là ont deux langues complètement différentes. Et quand je les entends aussi, ça me fait vraiment chaud au cœur. Vraiment, je crois que je me sens quand même plus proche, puis ça m'émeut beaucoup plus d'entendre ces langues-là, finalement, que le français. Ok. Quindi, Manda dice che il francese è la lingua che lei ha imparato naturalmente, è quella che le permette di esprimersi ed è quella che utilizza nella sua vita quotidiana, anche se in realtà la lingua che la tocca, la lingua che le scalda il cuore, è quella del suo paese dei suoi genitori, quindi del Mali, che è il bambara. Ma in realtà i suoi genitori parlano due lingue diverse, in quanto i suoi genitori appartengono a due comunità diverse. La mamma è Peul e il papà sono Niké. Ok. E quindi nonostante lei non riesca a capire queste due lingue, sono quelle che lei sente che la rendono più felice e scaldano di più il cuore, nonostante appunto siano lingue che lei non comprende del tutto e non conosce. E quindi in realtà il francese è poi quello che lei utilizza normalmente. Mi dicono che abbiamo una domanda da casa. Rispetto a questa domanda, Maria ci chiede: come si concilia il tuo essere afrofemminista con la religione dei tuoi genitori e del paese della tua provenienza? Comment est-ce que tu vives la liaison entre l'être afrofemministe e la religion de tes parents? C'est un. Je crois que. C'est pas simple. C'est pas simple parce que l'afroféminisme, souvent, comme il se déploie chez moi, c'est un afroféminisme qui est occidental. Moi-même, je suis une femme occidentale. Et mes parents, non seulement ils sont musulmans, mais je pense que c'est pas forcément la religion qui coince le plus, je pense que c'est la culture, la façon dont la culture impacte la religion. Et c'est vrai que moi je peux, en tant que femme noire en France, je pense que je peux avoir des idées qui vont être difficilement comprises par des femmes au Mali, quoi. Et donc forcément, avec mes parents, ça peut amener des débats, c'est sûr, on peut débattre de ça. Après, ce qui est cool, c'est que je ne suis pas seule, je fais partie d'une grande famille, il y a beaucoup de jeunes femmes dans ma famille qui
sont des exemples de réussite. Elles ont très bien réussi à concilier les deux et à s'épanouir avec. Donc, c'est pas toujours simple, mais c'est toujours intéressant, ça c'est sûr. Ok, questa è una parte molto lunga perché voi ci avete detto, non so se mi ricordo tutto. Comunque, Manda diceva che si tratta di una domanda molto complessa. Lei chiaramente si rende conto che il concetto di femminismo e di afrofemminismo può avere molte sfaccettature occidentali, anche lei si vede come figura con molte caratteristiche che appartengono all'Occidente, mentre lega questa questione della, diciamo, della tradizione più che a un fattore religioso, a un fattore culturale. Quindi lei diceva che nascono chiaramente dei dibattiti con i suoi genitori, ma che hanno appunto più un'impronta legata alla cultura e alle tradizioni che neanche alla religione in senso stretto. Chiaramente lei dice che ci sono state una serie di questioni anche nella sua famiglia, ovviamente con i suoi genitori, ma anche con, avendole una famiglia molto grande, anche con altre persone. Ci sono altre donne della sua famiglia che sono riuscite nel corso del tempo ad avere successo e quindi sono riuscite in qualche modo a superare questo, questo contrasto, però chiaramente è un dibattito aperto. E est-ce que tu peux me répéter la partie à la moitié? Et tes parents, c'est plus un facteur culturel, et après tu avais parlé. Je dis oui, que c'est toujours ouvert, du coup ça crée des débats dans la famille tout le temps, mais que mes grandes sœurs, mes cousines autour de moi ont pu montrer qu'elles ont réussi à marier deux cultures, enfin un avis politique et philosophique et leur culture d'origine, et elles se sont très bien épanouies avec ça. Donc, c'est un exemple pour moi. Et bien sûr, le sujet est toujours un peu complexe, mais il est toujours très intéressant, ça c'est sûr. Chiaramente, c'est ce que j'ai dit. appunto, ripete che ci sono state le sue zie, le sue cugine che sono riuscite in qualche modo anche a sposare questi aspetti così contrastanti, contraddittori. E chiaramente è un tema che non si risolve in una sola risposta, ma lei trova che siano molto interessanti gli stimoli che derivano da questo incontro e comunque è possibile sposare queste visioni sia in qualche modo tradizionali sia che abbracciano più una visione della donna emancipata, passatemi il termine. Dans un premier temps, ça reste quand même ma famille qui a été mon premier soutien, malgré le fait qu'on vienne du Mali, qu'on ait des cultures mélangées. Oui, c'est le premier soutien qui m'est venu, il m'est venu de la part des femmes de ma famille. Okay. Et porte l'esempio il fatto che nel suo successo, nel suo percorso, nella sua carriera, il sostegno più grande è arrivato proprio dalle donne della sua famiglia, che le sono state vicine e l'hanno sostenuta, appunto, l'hanno supportata in tutto quello che lei ha fatto e quindi appunto rivendica il ruolo delle donne della sua famiglia come sostegno principale. Ci è arrivata un'altra domanda da casa, però vedo che c'è una mano alzata. Allora aspetta, facciamo anche di ripasso. Supprimer ou
la religion chrétienne a les mêmes caractéristiques. Et par exemple, on est en train de débattre toujours les droits à avorter. Et selon elle, ça devrait être un droit qui s'est déjà acquéré ici. Donc, elle a aussi le problème de devoir parler de ça dans sa famille. Donc, ce type de question, selon elle, ce n'est pas très correct. Et donc, elle n'a pas aimé ce type de question. Qu'est-ce que tu penses? Je crois que je comprends son malaise. Et en soi, moi, j'aime répondre à toutes les questions. Mais je ne comprends pas quello che dici, lei comunque a risponde a tutto. Je pense que ça aurait pu agacer beaucoup de gens aussi de répondre à cette question. Parce que ça, c'est un petit peu stéréotypé que de demander comme ça est-ce que la religion ne freine pas. Non, alors que non, pour moi c'est le contraire, mais c'est aussi pour ça que je veux répondre. Parce que j'ai eu l'impression que ma religion a toujours été un bonus pour moi dans ma famille. C'est parce qu'on a cette religion-là que ma famille m'a poussée à faire des études et n'a jamais été contre le fait que je fasse des études. C'est grâce à ma religion que je crois que je suis quand même un peu plus ouverte sur le monde et d'autres cultures. Et je crois que je viens d'une famille où on a toujours beaucoup valorisé l'éducation. Et je pense que ça fait partie. Je pense que ça vient de notre religion. Donc ouais, moi quand on me pose ce genre de questions, je suis heureuse de dire bah non, en fait, au contraire, c'est tout le contraire. Ok, molto d'accordo con te, trovo che questo tipo di domande sia molto stereotipato. Anzi, lei è convinta di essere riuscita a fare quello che ha fatto proprio perché nella sua famiglia la religione è molto importante e al contrario di quello che si pensa, in nessun modo le ha posto dei limiti, ma anzi la sua famiglia l'ha spinta a credere in se stessa e soprattutto a continuare gli studi. Lei sostiene che il fatto che la sua famiglia sia musulmana e comunque nella gestione appunto della religione non ci sia mai stato nessun tipo di divieto rispetto alle donne all'accesso all'educazione e al sapere, anzi l'hanno molto spinta e l'hanno sostenuto in tutto quello che la sua carriera. Lei chiaramente comunque risponde a tutte le domande, anche se vuole chiarire come in realtà la religione non abbia in nessun modo posto dei limiti e anzi le trova che sia parte della sua identità. E il fatto che la sua famiglia sia così unita probabilmente è anche dovuta alla condivisione di questo credo. Sì, ci sono altri interventi, altre domande su questo aspetto. Passiamo alla prossima domanda. Chi oggi ha paura dell'uomo nero? Risposta A, gli anziani. Risposta B, i bambini. Risposta C, i cattolici. C'è la ragazza del primo che si sarebbe toccata da questa risposta. D, puntini, io. Quindi facciamo come prima, alzate il colore che secondo voi è la risposta che pensate. Via! Vedo sventolare un sacco di colori, per voi che siete da casa e non vedete, nessuno alza la mano o alza il colore. Perché? Qualcuno mi ha detto una cosa? C'est pas A, B, C ou D, mais c'est que
dico, cioè non so se farei una domanda del genere, comunque non so, me stesso, le persone con chi ha paura del non nero, perché non penso si tratti di paura, perché magari ci sarà qualche anziano, qualche anziana che non hanno mai visto una corsa di colore, un po' come i cani, che non hanno visto una corsa di colore, si mettono a impazzire, però in generale la paura mi sembra un sentimento che non sta molto, diciamo, nella situazione che c'è. Essenzialmente le persone sono tribaliste, le persone sono ignoranti di uno stato di gruppo, ma non si tratta di paura, si tratta di capacità di conoscere l'altro, appunto. Però la paura la mette quasi in una dinamica che sembra quasi le storielle di valore nero, così, ma penso che non sia nella mente, perché di nessuna realtà questa cosa qua, cioè sembra quasi che l'uomo nero sia pericoloso, sia qualcosa di così alieno alla persona normale, da diventare quasi qualcosa di selvaggio e appunto una cosa che non ti mette in sicurezza. Spero non sia la situazione anche per i più razzisti di noi, non so, saprei. Ok, ce che voglio dire è che se non lui, on ne doit pas parler de peur, parce que c'est plus une question liée au fait que il y a de l'ignorance. Donc c'est pas avoir peur, parce que avoir peur c'est comme plus lié à une dynamique des choses liées à quelque chose de dangereux, quelque chose de sauvage. Donc on ne peut pas parler de ça. C'est plus lié à la question qu'il y a de l'ignorance. Parce que oui, peut-être quelqu'un qui est ancien, une femme ancienne, un homme ancien, ont peur parce qu'ils n'ont jamais vu dans leur vie quelqu'un noir. Mais pour les autres, ce type de discours n'est pas valide. Donc c'est plus une question d'ignorance, pas de peur. Oui, c'est certain que c'est une question d'ignorance. C'est quoi la même chose? Je me souviens de... en fait, ça m'a fait penser quand même à une anecdote que je vais oser répéter, qui n'est pas de moi, mais de mon collègue Souleymane Sine, qui joue Omar dans Dolodo. J'espère qu'il me pardonnera de partager cette anecdote. Mais alors, un jour, il était allé en Chine pour faire du théâtre pendant plusieurs semaines, et il se baladait dans la rue, et en face de lui, il y avait un couple de Chinois, normaux, et quand la femme l'a vu, elle a hurlé de terreur, et elle s'est cachée derrière son compagnon, et elle était vraiment tétanisée, et jusqu'à ce qu'il passe, elle ne voulait pas ni le voir, ni être en contact avec lui, son compagnon, lui, était assez gêné, parce que je pense qu'il avait pas peur, mais elle, définitivement, elle avait peur comme d'une phobie, donc c'est possible quand même, ça existe, je pense. Malheureusement, on peut le subir. Tu peux peut-être traduire ça déjà. Manda è d'accordo nel dire che sicuramente si tratta di ignoranza, nonostante questo in realtà probabilmente ci sono persone che hanno davvero paura, quasi si trattasse di una fobia, perché magari appunto non hanno mai esperito la conoscenza di qualcuno di così diverso da loro, e voleva appunto raccontare un aneddoto che non riguarda lei ma il suo collega Souleymane Sylla, che è stato un attore, un suo collega sul set di Dolodolo. Lui è andato in Cina, stava camminando per la strada e di fronte a lui c'era una coppia di cinesi, e quando la donna l'ha visto ha cominciato a gridare terrorizzata, tanto che non si muoveva più, non voleva avere nessun tipo di contatto, che non è anche un contatto visivo, si era proprio nascosta, si è nascosta proprio dietro il corpo del compagno, del marito. E quindi ecco, forse in alcuni casi è anche vero che c'è della paura, quindi sì. Probabilmente c'è una commistione di elementi in queste situazioni. Malheureusement, ça peut exister. J'espère vraiment que c'est rare et que ça ne m'arrivera jamais de rencontrer quelqu'un comme ça, parce que je pense que je serais très très énervée. Mais de manière générale, moi je pense aussi que plutôt que de parler de peur, je pense qu'on peut peut-être parler un peu de mépris. De mépris. De mépris quand tu considères
considérer comme égal. Sì, sì, sì. Ok, lei dice che spera che una situazione come quella vissuta dal suo collega non le capiti mai, perché ritiene che si sentirebbe molto, 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 molto innervosita. Comunque, secondo lei, probabilmente più che parlare di paura, si dovrebbe parlare del fatto che alcune persone si sentono superiori. Quindi si tratta proprio di non riconoscere l'uguaglianza fra i diversi esseri umani in generale, e quindi probabilmente più che paura è proprio una questione di sentirsi sì, superiore rispetto a qualcun altro, e questa è una caratteristica dei nostri geni. Quindi sì, diciamo che sono tutte queste cose legate, però lei sottolineava questo concetto di merito, quindi sì, di superiorità. Sì, noi in una casa abbiamo fatto questa domanda un po' provocatoria, perché volevamo proprio andare a indagare un po' tutti questi concetti, nel senso che l'uomo nero, le parole hanno un significato, e hanno un significato che è culturale, molto forte, e la parola uomo nero porta con sé un sacco di pregiudizi, ancora oggi, ed è proprio su questo che volevamo ragionare, quindi grazie anche dell'aneddoto, se volete c'è un po' d'acqua. Io volevo aggiungere una cosa. Ti lascio il microfono, sì, ti sento anche a casa. Sì, grazie. È stata per 2 anni una costola di IF, una rassegna proprio intitolata Chi ha paura del uomo nero. È un po' costola di IF perché aiutati da tanti cortometraggi che sono arrivati in questi anni a raccontare questo che per me era il gioco che facevo all'oratorio. Giocava a chi ha paura dell'uomo nero, e quindi bisognava prendersi, scappare, c'era questa cosa qui che era diventata un po' la cosa dei bambini, no? Attenti che arriva l'uomo nero, e sembrava essere tornata questa cosa qui, in particolare con i flussi migratori che hanno ripreso negli anni 2010, 13, 15 ad essere importanti, soprattutto dall'Africa subsahariana. E ricordo Pagnoncelli che indagava sull'opinione pubblica e su quanto chi fosse a favore o contro i nuovi arrivi e quindi all'accoglienza, e la percentuale di quelli contro aumentava se il campione erano i cattolici. E allora era un po' una situazione un po' forzata, ma anche però che segnalava un qualcosa su cui ancora un po' c'è da lavorare, e credo che poi con la domanda successiva approfondiamo ulteriormente. Ok, Giordano, mi avete anche detto che chi ha paura della moneta, non chi ha paura del noir, era una parte del festival, il y avait différents vidéo su ça, e il tempo di dire che quando avete petit, on faisait des jeux, c'est vrai. S'il y avait un enfant qui s'est porté mal, ou si on devait échapper, on disait « Ah, l'homme est en train d'arriver !» Tu sais, et pour faire peur. Donc ça, c'est clairement culturel. Il y a beaucoup de préjugés sur ça. Et Giancarlo faisait un exemple, parce que tu sais qu'il y a 5 ans, il y a beaucoup de flux migratoires jusqu'Europe, surtout de l'Afrique subsaharienne. Et donc il y avait différentes personnes, différents instituts qui faisaient des enquêtes. Et on a vu que quand on demandait si on était d'accord à l'accueil de ce type de personnes, donc des demandeurs d'asile, des migrants noirs, les catholiques surtout disaient que non. Donc on pense qu'il y a toujours ce type de préjugés. D'accord. On va investiguer ces conseils. Beh, se non ci sono altre domande, proseguirei con la prossima domanda. Un applauso a Carlo. Un applauso. Grazie.
discendente, l'Eco di Bergamo ha dedicato una pagina così. Donc on a vu l'article qu'on a écrit sur toi et la il est la personne qui l'a écrit, le journaliste. La question qu'on a posée c'est à quelle autre personne afrodescendant l'Eco di Bergamo, qui c'est le journal, a dédié une page comme la io non so rispondere, chiediamo al pubblico adesso, siamo sempre preparati. E risposta gialla Barack Obama, risposta rossa Zapata, domani, speriamo domani, e risposta blu Valentina Giuff, che non so se sto pronunciando bene. Giuff, mi confermi, perfetto. Pallavolista che a Bergamo ha fatto molto bene. Stai spoilerando l'identità di Valentina. Allora, Agnia 3, alziamo le risposte. Chiedi che è Zapata. Questo lo lascio spiegare a te però Giancarlo. Io non gli ho chiamato la linea, insieme a lei però, non so più. Centro avanti dell'Atalanta. Se si vuole dire chi è gialli, quindi Barack Obama, dei rossi, quindi Diouf, e dei blu. Cioè, delle risposte multiple davvero. Adesso... Che avete visto? Vi ricordate di averla vista una pagina dedicata a Barack Obama, a Valentina Diouf, a tutti e tre? Avete in mente qualcun altro che può essere un personaggio a cui il Lecco di Bergamo ha dedicato una pagina? Sì, qua lei dovrebbe rispondere. No, se lo facciamo rispondere, se si può. Perché siamo nelle pagine della cultura, non della cronaca nera, perché magari qualcuno di cronaca o un politico o un personaggio. No, della pagina della cronaca. Bravo, credo, mi sono accorto anch'io che abbiamo fatto un passo facendo questa pagina dopo aver fatto l'intervista. Per la collocazione in cui è finita, che è stata abbastanza casuale perché quel giorno non avevamo un altro argomento forte di cultura, però le cose casuali non avvengono mai per caso. Allora la risposta alla domanda sicuramente è tutte e tre, perché chiaramente il giornale è lo specchio della società e anche il giornale è in movimento da molti anni e sicuramente abbiamo dedicato delle pagine, degli articoli anche grossi agli sportivi e a Barack Obama per l'importanza del personaggio. Ok, donc on est en train de dire que il a vu que la page qui est dédiée a été très importante pour la place où ils ont écrit, qui c'est la partie de la culture, et dans ce moment on a voulu faire l'argument que ça c'était le plus fort. Quand même, on a écrit des pages sur les autres trois, parce qu'on parle toujours des politiques, des déports, mais sur la culture, c'était la page qu'ils ont publiée, donc c'était très important, on a fait ça après de l'intervista. Sì, e vorrei spiegare anche perché l'abbiamo messa lì, appunto una parte è caso, come sempre nel nostro mestiere e nella vita, però un motivo c'è, che questa è che forse differenzia questa chiacchierata rispetto a pagine che abbiamo dedicato a uno sportivo o un politico, che qui c'era un contenuto culturale di spessore, infatti l'abbiamo diciamo tirata fuori dagli spettacoli, dove poteva essere naturalmente per noi, visto che si parla in gran parte di un film, ma poi appunto si parla di una condizione umana, che credo che sia quella che interessa anche a questo festival, e per noi aveva una rilevanza culturale.
Fra l'altro, ecco, credo che Manda abbia messo proprio del suo, ha fatto delle considerazioni molto intelligenti, come anche qui sia ieri sera che stamattina, e quindi la novità forse è che il giornale riesce a interloquire a questo livello con una persona un po' nuova per noi, nuova non solo per il giornale ma per quella che è la cultura del territorio. Ok, donc on est en train de dire que la différence avec les autres articles qui ont été créés sur les autres protagonistes de la politique de dépenses, c'est que dans ton cas, on n'a pas mis cet article dans la partie du spectacle, mais dans la partie de la culture. Donc ça a été parce que ça a été un argument très fort, parce que tu as dit, tu as parlé des choses très importantes, donc il y avait un contenu, c'était pas seulement une protagoniste d'un film, mais on avait des contenus importants sur la condition humaine, donc toi comme personne, toi avec tes messages, mais surtout c'était la nouveauté d'avoir une protagoniste différente, parce que tu es une femme, jaune, noire, et avec des messages très importants qui ne sont pas seulement l'aspect physique, mais des messages qui vont tout loin. Ouais, exactement. Donc ça a été une nouveauté aussi pour le territoire, parce qu'on n'est pas, habitué à lire et voir ce type de personnages comme toi, donc c'est ça qu'il était en train de dire, et c'est une nouveauté très positive. Vorrei fare un'ultima sottolineatura, a me è perché sono state fatte delle critiche abbastanza chiare al mondo cattolico, ecco, su queste io non sono d'accordo. Ricordo che il nostro giornale è un giornale di ispirazione cristiana, io stesso sono cattolico e ricordo anche che il mondo cattolico è impegnato ampiamente nell'accoglienza degli stranieri in Italia e anche contestato per questo motivo. Invece devo dire che io come cattolico ho trovato molto interessante come Manda ha letto la propria religione, la propria provenienza anche culturale, in una maniera libera però anche rispettosa della propria tradizione. Io credo che questo sia uno dei punti qualificanti anche di questa ha interpellato anche per me. Mais il dit qu'il a aimé beaucoup la forme à laquelle tu parlais de ta religion, de ta culture, parce que tu l'as fait avec un esprit très libre et très intelligent. Donc il te remercie pour ça, mais il peut souligner que le monde chrétien n'est pas le même dans tout cas, comme pour la religion musulmane, je ne sais pas comment pour toutes les religions. On peut nuancer. C'è una domanda ancora? Prima di tutto mi scuso se sto un po' monopolizzando intanto il microfono. Comunque, non ho mai letto l'articolo, mi scuso, però vedo che mi ha colpito, mi è interessata la frase, la citazione, gli ho fatto cambiare la sceneggiatura. No? Quindi volevo un attimino capire qual è stato proprio il processo creativo, come ti sei sentita inizialmente leggendo la sceneggiatura, in generale qual è il tuo pensiero su i registi, magari bianchi, che raccontano un mondo, un'esperienza che in qualche modo è loro aliena, e se secondo te nell'industria cinematografica in generale c'è questo tipo di dialogo che tu invece hai avuto con Zalone, nel senso se generalmente è lo standard o meno che una persona di colore riesca a cambiare una sceneggiatura su appunto un mondo nero scritta da autori bianchi, o se in realtà magari
gli attori neri vengono utilizzati solo come attori barra burattini, non so. Non so se si capita bene la domanda. Ci provo, tu correggimi. Ok, il è entrato a dire che il n'ha pas lu l'article complet, ma il a lu quelque chose qui, selon lui, c'est très intéressant, et c'est la partie où tu dis que les scènes. Donc tu as demandé de changer un petit peu les textes et les scènes qu'on devait enregistrer. Donc la question qu'il veut poser c'est, selon toi, comment on peut voir les rôles d'un registre blanc qui doit parler d'un monde qui ne connaît pas parce qu'il n'a pas vécu les mêmes expériences que Tolo Tolo, clairement. Quand tu vois les rôles des acteurs africains, selon toi, un registre blanc peut, d'une quelque façon, parler d'une situation qu'il n'a pas expérimentée en première personne. Selon toi, les acteurs noirs ont des rôles actifs, intelligents, ou selon toi, ils sont toujours obligés à jouer les mêmes rôles? Plus ou moins. Quand même. Je pense que c'est important d'être actif quand même, puisqu'on est interprète. À un moment donné, si on interprète quelque chose dans lequel on se sent mal, il faut le dire. On n'est pas là pour être dans une torture quand même. Et je pense que c'est important de dire quand quelque chose ne va pas, quand on sent qu'en fait on pourrait améliorer le projet, puisque quand on travaille sur un projet, on veut tous faire en sorte que ce soit le meilleur possible, quoi. Donc c'est important de parler au réalisateur et de ne pas seulement subir ce qu'il a envie de nous faire subir. Après, moi je pense qu'un réalisateur blanc peut, oui, mettre en scène des acteurs noirs, bien sûr, mais c'est important la démarche qu'il va entreprendre pour le faire, parce que je pense que... Alors, avec Tolo Tolo, c'est vraiment différent, parce que Tolo Tolo, c'est un peu un ovni, tu vois, mais l'idée, c'est que quand un réalisateur blanc veut parler de noir, mais comme dans l'autre sens, hein, on va lui demander d'éviter d'aller dans le fantasme, tu vois, et ce serait dommage de montrer un fantasme, parce que c'est généralement en plus ce qui est reproché au réalisateur blanc, de montrer quelque chose qui est de l'ordre du fantasme chez des noirs, mais pas de la réalité. Là, avec Tolo Tolo, justement, on a joué là-dessus, on a joué sur cette idée que Keko fantasme complètement du début à la fin, et donc le film est un peu différent pour ça, mais moi j'ai beaucoup aimé la démarche de Luca, qui est aussi la démarche de beaucoup de réalisateurs blancs que j'ai rencontrés, et qui est d'abord, déjà pendant l'écriture du scénario, de demander en fait aux noirs autour d'eux, est-ce que là ça te paraît réaliste, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, pourquoi. Et c'est ce que Luca a fait. Il a travaillé avec une femme superbe qui travaille dans le cinéma à la mise en scène, et qui est aussi anthropologue, qui s'appelle Mimina Di Muro. Et elle, il l'a appelée un jour parce que à la base on voulait travailler au Sénégal, et elle est originaire, elle est italienne sénégalaise, et elle a étudié là-bas. Donc il l'a appelé parce qu'il avait besoin d'elle pour traduire la langue, pour comprendre la société, pour savoir qu'est-ce qu'il pouvait faire, qu'est-ce qu'il ne pouvait pas faire. Il a quand même eu cette démarche-là, et tout au long du tournage, il nous a posé des questions sur ce qu'on pensait de certaines choses qu'il créait. Et on n'a pas hésité un seul instant à lui dire qu'on pensait que c'était trop abusé, et pourquoi. Et je pense que c'est toujours ça le mieux. Mais après, bien sûr, il n'y aura jamais. Enfin, oui, je pense vraiment que c'est ça le mieux. De se renseigner en même temps qu'on fait le film. Et là, bien sûr, les acteurs sont là pour ça aussi. Okay. C'était long. Pardon. Chiaramente, secondo Manda, l'importante è che un attore si ricordi sempre di essere un interprete. Chiaramente, essendo un interprete, deve avere un ruolo estremamente attivo e ha chiaramente diritto a esprimere le sue opinioni, sia per quanto riguarda la scenografia, le sceneggiature, i testi,
sia per quanto riguarda l'approccio al tema che viene trattato nei film, nelle narrazioni. Non si deve ovviamente trattare della tortura che l'attore, l'interprete subisce, ma appunto ci deve essere una commissione, una compartecipazione, quindi una collaborazione tra il regista, gli attori e chi si trova sul set. Quindi l'aspetto più importante è proprio questo, e quindi il processo creativo. Manda dice che è importante non evocare fantasmi, quindi cercare di evitare di ripetere le narrazioni che si sono già che sono state già fatte in precedenza, o di cadere in quelli che sono i classici cliché. Proprio per evitare questo, il regista ha costantemente interrogato gli attori su quelle che erano le loro idee, le loro perplessità, per evitare che si andasse ad abusare di certi ruoli e per evitare di ripetere ruoli comuni. Ha anche detto che inizialmente il film, in particolare per l'autore, che è molto particolare, quindi che si allontana forse da tutti i film precedenti, è stato chiesto l'intervento di un'antropologa italo-senegalese, che è di Muro, Mimina di Muro, okay, che appunto è un'antropologa italo-senegalese, e inizialmente il film doveva essere girato in Senegal, e quindi è stato chiesto anche a lei un aiuto per quanto riguardava la lingua, il rispetto delle tradizioni locali, anche per capire quali fossero i limiti, proprio per non cadere nell'eccesso contrario. Quindi quello che dice Manda è che l'importante è che ci sia sempre un rispetto e una continua comunicazione, ripeto, appunto, soprattutto nel processo creativo, e quindi anche durante le riprese, in tutto e per tutto. E questo è quello che lei ha trovato appunto nel film qui specifico tra l'autore. Chiaramente poi Tolo nello specifico è anche un film in cui si è giocato molto, quindi particolare rispetto ad altri, in questo senso, molto anche ironico. Ma giusto per rajouter, per finire, je pense quand même che c'est très important de ne pas hésiter à affirmer quand on travaille dans le cinéma ce qui nous semble bien ou pas bien. Après, bien sûr, il y a des façons d'amener les choses, il faut toujours. On est diplomate, parce qu'on peut faire les choses bien, mais je pense que c'est important parce que dans l'autre sens, c'est difficile en fait pour des réalisateurs noirs de venir vers des blancs en leur disant voilà, j'ai écrit une histoire sur des blancs. Ça passe beaucoup plus difficilement. Et pourquoi? Parce que bah, les blancs en face sont là, bah non, ça, c'est pas vrai ce que tu dis, tu es dans le fantasme. Parle-nous plutôt de ce que tu connais, à savoir parle-nous des noirs. Ça arrive très souvent. Donc, dans notre cas, il faut qu'on puisse aussi se défendre, je pense. Ok, quindi aggiunge che è estremamente importante avere la possibilità di esprimersi, chiaramente di non aver paura di affermare le proprie idee in maniera diplomatica, perché ricorda che ci sono qualche modi per dire le cose. Le paure. non in un senso guerresco, però chiaramente. Sottolinea anche il fatto di come non si debba cadere poi nella situazione opposta, cioè far sì che quando sono degli sceneggiatori o dei registi neri che scrivono sui bianchi, non bisognerebbe appunto che chi è dall'altra parte del diritto dei bianchi si senta nel diritto di questionare qualsiasi cosa, evitando che poi lo stesso possano fare gli attori di colore. Quindi i modi e le possibilità devono essere le stesse per entrambi, qualsiasi sia il loro ruolo. Grazie. Passiamo all'ultima domanda. Allora, i nostri puntini sulle i di oggi e del nostro festival, che porta come nome integrazione. Quindi chiediamo un po' a voi, anche al pubblico da casa, quali puntini sulla i di integrazione? Inclusione, identità, intercultura, pensateci, e al tre decidete quale di questi tre, vi ripeto, di giallo inclusione, rosso identità e blu intercultura. 1, 2, 3. Siete fantastici. Per chi è da casa, il pubblico sta alzando tutti e tre i colori.
Direi che adesso ci salutiamo, ma chiediamo a voi di scegliere in realtà un colore che preferite tra i tre che avete in mano. Se avete tutti il pennarello, ce l'avete? Sì, perfetto. Lasciamo a voi, puntini puntini, di scrivere la quarta I. C'è una parola che inizia con la I, che secondo voi è affine a queste e che secondo voi può essere lasciata qua. All'uscita vi chiediamo, siete entrati, c'è un tavolo con tutte le strisce, dietro c'è una bacheca, se potete posizionare la vostra I, la vostra parola con la I, in quella bacheca, così a noi rimane come restituzione di oggi, con Manda. E lei deve rispondere. Anche Manda deve rispondere, ovviamente. Quindi adesso Manda, scegli un colore e ti diamo un pennarello e ci pensi. Puoi scriverlo anche in francese, in bambara, nella lingua che senti più tua. Nous avons appelé ça i puntini sulla i di Manda. Un pennarello per Manda, ce lo vediamo? Andiamo a prendere. Bello, è difficile quella lì. Sto dando il dizionario. Ah, ci abbiamo anche pure. Pagando si può scegliere anche un'altra vocale. Per la consonante costa di più. Chiedere se è la ID ibrida, anche se c'è la ID. Sì, ma così è un suggerimento. Se volete lasciarci più lì, va benissimo. Bene, adesso direi che anche se, cioè, non gli chiediamo di spiegarcele, proprio di uscire e lasciarle lì. Arrivano altri da casa? No, non arrivano lì. Bene, direi che ci salutiamo qua. Grazie di essere stato con noi. Grazie per chi è collegato da casa. Sì? Non la sentiamo la sua di? Se vogliamo sentire la sua, sentiamo la I di Manda. Sono tutti curiosi della tua I. Sono diversità, e un invito a moltiplicare le culture.
essere integrazione senza un invito agli altri. Grazie, abbiamo sentito il commento. Grazie Manda per essere stata con noi questa mattinata, grazie Naomi per la produzione, grazie a tutti voi di essere qua, grazie a coloro che ci sentono da casa. Adesso ci invitiamo a un pranzo. Questa sera invitiamo. Stasera vi invitiamo ovviamente. 20:45, collegatevi, che siamo qua. Ciao.